Salve, sono l'unica voce maschile che ha il compito di introdurre questo progetto, una videoregistrazione di una lezione in didattica a distanza sull'Agenda 2030. Come protagonisti del video abbiamo scelto solo ragazze, rispettando al massimo l'obiettivo numero 5 dell'Agenda sulla parità di genere. Abbiamo dato voce a tutte, a studentesse che sono più disinvolte nell'esposizione e ad altre più timide. Abbiamo messo in luce alcune criticità della DAD, come quelle reali di una ragazza che ha sempre avuto problemi con la videocamera e l'audio. Possiamo dire che è veramente un video inclusivo e di genere. Buongiorno ragazzi, tutto bene? Buongiorno. Bene ragazzi, quest'oggi vi spiegherò l'Agenda 2030 che si focalizza su 17 obiettivi, ragazzi. Il primo obiettivo, il principale, è quello di porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo, ragazzi. Entro il 2030, eliminare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, che attualmente è misurata come persone che vivono con meno di $1,25 al giorno, ragazzi, pensate bene. Sempre entro il 2030 bisogna assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare uomini e donne in povertà e invulnerabili, abbiano uguali diritti riguardo le risorse economiche, così come l'accesso ai servizi di base, ma così anche per la proprietà, il controllo sulla terra e le altre forme di proprietà, come l'eredità, le risorse naturali, adeguate a nuove tecnologie e servizi finanziari, tra cui la microfinanza. Secondo obiettivo è quello di porre fine alla fame, di raggiungere una sicurezza alimentare e di migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile. Entro il 2030 bisogna eliminare tutte le forme di malnutrizione, incluso il raggiungimento entro il 2025 degli obiettivi concordati a livello internazionale sull'arresto della crescita, il deperimento dei bambini sotto i 5 anni di età, 5 anni ragazzi, e soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze e adolescenti come voi, di ragazze in gravidanza, in allattamento e soprattutto delle persone anziane, ragazzi. Bene, dopo questa esaustiva spiegazione, vi dico già che la prossima settimana interrogherò, sperando di avere dei volontari. Ora vi auguro una buona giornata, ragazzi. Grazie, arrivederci. Uffa, che noia. No, Uffi, prof. barba. Socia, che palla. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Bene ragazzi, come vi avevo già anticipato, questa settimana interrogherò sugli argomenti trattati inerenti all'Agenda 2030. Ci sono dei volontari? No, prof, non ci interroghi. Ieri ci siamo messi d'accordo e ci siamo suddivisi i compiti. Adesso vedrà come siamo stati bravi. Ma lo spero bene. Obiettivo 1, sconfiggere la povertà nel mondo. Obiettivo 2, sconfiggere la fame nel mondo. Obiettivo 4, istruzione di qualità. Obiettivo 7, energia pulita e accessibile. Obiettivo 8, lavoro dignitoso. Obiettivo 10, ridurre le diseguaglianze. Obiettivo 11, città e comunità sostenibili. Obiettivo 13, lotta contro il cambiamento climatico. Obiettivo 16, pace, giustizia e istituzioni solide. Obiettivo 17, partnership per gli obiettivi.
Bene. Qualcuno di voi ha da proporre delle riflessioni personali su quello che vi ho spiegato, su quanto detto? Sì, prof. Allora, intanto chiederei a voi professori di farci ritornare in classe al 100% perché la DAD è in contrasto con gli obiettivi dell'Agenda 2030. La DAD è energivora, infatti noi con tutti i nostri PC e i nostri dispositivi elettronici collegati consumiamo tanta di quell'energia che produciamo tantissima anidride carbonica e quindi altro che lotta contro il cambiamento climatico come riportato nell'obiettivo 13. Inoltre non si utilizzano ancora del tutto fonti alternative per produrre energia pulita e accessibile, come spiega l'obiettivo 7. La DAD non è inclusiva. Non tutti gli studenti posseggono computer o smartphone adeguati, come spiega l'obiettivo 10. E tra l'altro i cellulari o smartphone sono costituiti da componenti che contengono materiali rari che vengono estratti in molti paesi poveri nel mondo, come spiegato nell'obiettivo 1 e 2, tra cui l'Africa con un elevato sfruttamento del lavoro minorile, obiettivo 8, e questo causa anche frequenti conflitti, obiettivo 16, con notevole spargimento di sangue. Vengono anche contraddetti tutti i principi dell'economia circolare su cui si basa l'Agenda 2030. Inoltre le schede elettroniche dei vari smartphone o computer dismessi non vengono riciclate e riutilizzate per la produzione dei dispositivi di nuova generazione e questo genera sempre di più un elevato impatto ambientale. Infine, come facciamo a creare tutti insieme, come dice l'obiettivo 17, associazioni, comunità e città sostenibili, come dice l'obiettivo 11, e se comunichiamo sempre online senza incontrarci fisicamente, in quei contesti, anche di degrado, che ci fanno toccare con mano le problematiche ambientali, sanitarie e sociali. Lo stare insieme fisicamente in quei luoghi ci stimola a trovare soluzioni, idee per risolvere quei problemi che oggi affliggono tante comunità. Fateci tornare a scuola. Fateci tornare a scuola.